Bentornati nell'antro, cari avventurieri. Come vi abbiamo anticipato, oggi parleremo del manuale del Game Master. Se volete intraprendere la strada del GM, vi consigliamo di leggere prima il manuale del giocatore e di avere a disposizione quello dei mostri, in quanto, essendo voi una figura verso cui i giocatori faranno affidamento durante le sessioni, è bene avere una buona conoscenza generale. Non tutti i GDR hanno un manuale del GM, poiché è presente un singolo manuale diviso in tre parti, come ad esempio nel Richiamo di Cthulhu. Essendo i giochi molto diversi tra di loro, è difficile illustrare ogni singola parte. Tuttavia, vi sono aspetti comuni ad ognuno di essi. Per prima cosa, quasi sicuramente, saranno presenti alcune pagine in cui vi verrà spiegato chi è e che cosa fa il GM. Successivamente, per introdurvi al mondo di gioco, sarà illustrata l'ambientazione nella quale collocherete le vostre avventure. In questo manuale sono offerti ottimi suggerimenti in merito alla gestione e narrazione del gioco. Badate sempre che si tratta solo di suggerimenti. Spesso vengono dati alcuni consigli su come creare un'avventura breve, che prende il nome di one shot, perché si tratta di una storia che i giocatori concluderanno in un'unica sessione. Oppure lunga, cosiddetta campagna, con durata indeterminata. In questa fase sperimentate il metodo che riterrete migliore per ciò che volete creare. Potreste fare schemi, diagrammi, note, o addirittura utilizzare tutte queste cose insieme. Altro capitolo molto importante riguarda la creazione dei luoghi. Immaginare città, regioni o addirittura stati è solo l'inizio. E man mano che darete vita a qualcosa di più grande, le cose si complicheranno. Per questo motivo è meglio iniziare da qualcosa di più piccolo, magari un villaggio o una cittadella, così da non confondervi le idee e soprattutto da non confonderle ai giocatori con troppe informazioni. I creatori dei manuali hanno saputo mettersi dalla parte dei giocatori, decidendo di inserire tabelle di generazione casuale che forniscono tanti suggerimenti su nomi, luoghi, oggetti, eccetera. Per esempio, il manuale del DM di Dungeons & Dragons quinta edizione ne è pieno. Queste sezioni sono di facile consultazione, ricche di materiale e suggerimenti. Una sezione che a volte è presente, come in questo caso, è quella dedicata ai tesori e agli oggetti, sia magici che non. Anche in questo caso troverete le liste di oggetti che potete inserire nel mondo di gioco e il modo in cui crearne di nuovi. Il manuale del Master vi dà tantissime opzioni di personalizzazione per la vostra avventura. Un particolare che prima o poi affronterete è la creazione dei PNG e dei nemici. Anche qui potrete trovare delle tabelle che vi facilitino il lavoro o istruzioni per plasmare, introdurre e interpretare questi elementi. Sono assolutamente indispensabili per trasmettere l'idea di un mondo vivo attorno ai giocatori. Una sezione che non manca quasi mai è quella dedicata alla creazione dei mostri. Vi sarà utile per creare le schede apposite. Di fondamentale importanza è la sezione dedicata alla ispirazione per il GM. Si tratta di poche pagine, dove vengono elencati libri, storie, autori, da cui prendere ispirazione per le proprie campagne. Dunque, il manuale del GM è una guida. Vi consiglia e vi espone come potreste gestire alcune situazioni. Ma poi sta a voi decidere se intraprendere quella strada o sceglierne una più adatta alle vostre esigenze. Quindi potete modificare ogni cosa che non vi sembri adatta. Non c'è un modo giusto o un modo sbagliato di fare le cose. Bene, avventurieri, anche oggi siamo giunti al termine di questa spiegazione generale su un altro manuale. Tornate ancora a trovarci perché prossimamente parleremo anche della guida che concluderà la trilogia dei manuali essenziali, il manuale dei mostri. Se il video vi è piaciuto, come sempre fatecelo sapere con un mi piace e un commento. E se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Buon viaggio e a presto, avventurieri!